Buonasera, buonasera e benvenuti a Siena al VAR, l'ultima puntata di questa serie 2019-2020, un po' particolare da marzo in poi, però noi stasera, come dire, vogliamo concludere non con i nostri consueti ospiti che si avvicendano con i collegamenti Skype, ma con ospiti in presenza, come si dice, perché? Perché sì, perché volevamo dare uno schiaffo al virus, mettiamola così, però vogliamo fare informazione, come sempre, anche sul virus, grazie alla presenza del nostro primo ospite di stasera, che ringrazio, Bruno Alfonsi. Buonasera. Salute. Bruno, vabbè, senese, volto notissimo anche dal punto di vista contradaiolo e tutto, scrittore di un bellissimo libro che ricordo particolarmente perché ne ho fatto parte come prefatore, insomma, no? Sei stato il mio introduttore. Esatto, e però stasera è nelle vesti di biologo. Gli abbiamo chiesto di venire qui stasera dall'alto della sua esperienza, che significa tanti anni Sclavo, poi Biosin, poi Chiron, poi Novartis, poi come dire adesso la Fortuna, insomma, è in pensione, ma continua ad essere esperto biologo, ripetiamo, biologo, ha collaborato per la realizzazione di progetti europei in Horizon 2020, insomma, tante cose che ci aiuteranno a introdurre un tema molto delicato, perché noi abbiamo visto tutti, abbiamo seguito le conferenze stampa, gli stati generali, gli articoli sui giornali, in cui è stato tradotto ciò che ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, è fatta per il vaccino. Dico tradotto in modo un po' banale, Speranza non ha detto questo, perché lui ha detto: abbiamo raggiunto un accordo insieme ad altri paesi europei per 400 milioni di dosi di vaccino per tutta Europa. Il nostro ospite di stasera ha fatto un post su Facebook da persona esperta che ha intitolato così: Speranza e dubbi, scusatemi se faccio il guastafeste. Fermiamo Facebook qui e diamo la parola a Bruno Alfonsi. Volevo intanto specificare, sì, biologo per studi, fondamentalmente la mia vita non è mai stata nell'ambito della ricerca, quindi eviterei di entrare in termini tecnici, certo, scientifici, certo, perché la mia vita è stata sempre nell'ambito del marketing strategico, del marketing internazionale e successivamente del business development, e tuttora infatti collaboro con una società, Bionet Asia, che è, diciamo, figlia di un gruppo di, come ci autodefiniamo, Novartis Refugees, ho capito. Un gruppo di persone che hanno lavorato insieme per tanti anni e che poi da 10 anni hanno aperto questa società in Thailandia, dove si producono dei vaccini, tra l'altro abbandonati dalle produzioni senesi. Ecco. Veniamo ai dubbi, alle speranze. Speranza e dubbi. Sì. No? Allora, da quando c'è questa lunga storia, ho cercato di fare dei post, poi ne ho fatto addirittura una pagina specifica che si chiama Covid e ricerca, parliamone insieme, collaborando anche con Guido Silvestri, che tra l'altro è il mio mentore. Mi allineo molto sulle sue posizioni di cauto ottimismo e di visione non completamente nera della situazione. Chi lo segue sa come la pensa Guido. Ebbene, su questo punto specifico ho avuto alcune perplessità. L'ho chiamato Speranza e Dubbi, così giocando un po' sul nome del nostro ministro. La metterei su... può essere letto su quattro piani, diciamo, di lettura. Diciamo il primo: politicamente è stata una scelta, a mio avviso, dovuta. Nel senso, per mille motivi l'Italia non poteva rimanere fuori dal partecipare in qualche maniera, dal mettere un piede nell'ambito di questo che sta avvenendo, in cui tutte le altre nazioni si stanno muovendo in una certa maniera.
Quindi capisco le ragioni politiche per aver messo un piede e partecipare al grande gioco. Oltre questo, mi dissocio totalmente da tutti coloro che Novax e negazionisti vari, esatto, i quali da questa storia ne hanno tratto motivo per insultare, per offendere, per aggredire verbalmente e non solo il ministro Speranza, che nel mio giudizio io non posso dire che si sia mosso bene, non posso neanche dire che si sia mosso male, si è mosso al meglio di quello che si poteva, a mio avviso, nelle situazioni che abbiamo affrontato. Detto questo è il primo piano di lettura. Secondo piano di lettura, mi insorgono dei dubbi da persona che ha lavorato per anni. Sono un vaccinista convinto, sono convinto che un vaccino, quando e dove sarà possibile averlo, sarà la soluzione vera al problema, anche se si vaccinerà soltanto una percentuale, speriamo alta, della popolazione, contribuirà comunque a ridurre notevolmente la platea dei possibili contagiati, per cui il vaccino sarà, al di là del numero delle persone che si vaccineranno, sarà sicuramente la chiave di volta di questa storia. Però da vaccinista dico anche che, come ha detto il mio amico Emanuele Montomoli tempo fa, in tempi normali un vaccino, da quando lo inizia a studiare a quando arriva sul mercato e viene distribuito, passano normalmente 16 anni, dai 15-16 anni. Il mio amico e ex collega Rino lo sa bene quanti anni ci sono voluti per arrivare ad avere i vaccini della meningite portati sul mercato. E noi scherzando lo dicevamo, avevi i pantaloni corti quando ho iniziato a lavorare su queste cose. Posso anche capire che ci siano dei riti abbreviati. Uh-huh. È necessario che ci siano dei riti abbreviati. Siamo stati sotto una pressione, siamo stati, adesso io dico in generale, tutti coloro che si interessano ai vaccini, sotto una pressione mediatica fortissima, e qui cade un'altra delle mie notazioni di questi mesi. Secondo me, peggio della stampa e peggio dei media generalisti, io parlo dei media generalisti, non si è comportato nessuno. È vero, tutti a lamentarsi dei vari virologi, esperti, epidemiologi che hanno detto di volta in volta cose diverse, è anche vero che si è creata questa sorta di tribuna mediatica nella quale venivano invitati e quindi venivano spinti. Io mi ricordo già dai primi tempi, e non parlo del basso giornalismo, e no, sai a chi mi riferisco, io parlo di persone delle quali io fino allora mi fidavo, certo. Da Floris a Fazio, dalla Merlino alla Panella, alla Gruber. La domanda immediata era: quando ci sarà un vaccino? E il povero virologo o vaccinologo di turno si trovava costretto a dare una data, certo, che era impossibile. E quando rispondevano dai 18 mesi ai 2 anni, e già, certo, con molto ottimismo, si leggeva nei volti degli intervistatori sorpresa, come per dire: ma come? E la mimica facciale in televisione vuol dire, insomma. Ma come? Si vedeva, ma come? 2 anni? Certo. Allora... secondo me c'è una strana visione, ma che è anche normale che ci sia, e l'errore dei conduttori e dei giornalisti è stato non cercare di interpretarlo e di spiegarlo. C'è un po' l'idea che te dentro il laboratorio, 4 provette, 5 alambicchi, un po' alla Harry Potter, e poi boom, hai trovato il famoso antidoto. Non è così. Io penso, come disse Rino proprio agli inizi della storia, se fare un vaccino può darsi che possa fare un vaccino, nel senso trovare la via, la tecnica per produrre un vaccino, può darsi che possa prendere anche poche settimane, perché questo è verissimo. Da qui a portarlo a essere il vaccino da distribuire nel mondo, certo, la strada è lunghissima, lunghissima, certo, ed impervia.
lunghissima ed impervia, perché intanto io devo formi anche un'altra domanda. In questo momento ci sono, me ne sono portati dietro, di progetti riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che lavorano sulle varie piattaforme. Intanto sono varie piattaforme, c'è chi lavora sul DNA, c'è chi lavora sul RNA, c'è chi lavora su vaccini più diciamo tradizionali, seguendo un po' le tecnologie applicate da anni nell'inattivazione, come diciamo nei vaccini antinfluenzali, una strada più semplice. Ci sono vettori virali da adenovirus, come quello di cui parleremo tra poco, di Oxford e altro. Quindi piattaforme diverse possono portare a risultati totalmente diversi l'uno dall'altro. Attualmente sono 120 registrate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 10 di questi sono già in fase clinica su uomo, fase clinica 1 e fase clinica 2. Per dirla proprio in soldoni, la prima cosa che io devo provare è la tollerabilità e l'innocuità, cioè io non devo iniettare a nessuno. Su questo candidato vaccino Oxford e AstraZeneca, che risultanze ci sono da questo punto di vista? Allora, dal punto di vista scientifico non c'è ancora nulla, non è stato pubblicato ancora nulla. È un vaccino che fin dall'inizio è stato chiacchieratissimo, è stato vendutissimo. Molto mediatico. Molto mediatico. Ah. Questo come quello della Moderna, certo. Sono i due vaccini sui quali Moderna di più, siamo in negli America, negli Stati Uniti. Sono i due vaccini dei quali si è maggiormente parlato da subito, certo. E sui quali è stata fatta grande pressione. Ora, l'esempio della Moderna, io adesso è antipatico dirlo, però ricordiamoci che sul vaccino Moderna non è uscito nessun lavoro. Sono usciti dei press release aziendali. Il giorno in cui uscì il press release della Moderna, le azioni della Moderna negli Stati Uniti, perché così funziona il gioco negli Stati Uniti e lo so bene, schizzarono altissime, quadruplicarono, quintuplicarono. Certo. L'annuncismo aziendale, i press release non fanno scienza. Per arrivare, fanno borsa. Fanno borsa ma non fanno scienza. Per avere un vaccino del quale io mi sento sicuro, io ho bisogno di trial clinici e pubblicazioni che provino, che indichino, che possano essere lette da chi può interpretare e decidere. Certo. Perché l'altra cosa, e poi non voglio fare questo monologo terribile, l'altra cosa importante è capire che non è che potremmo avere 112 vaccini, noi abbiamo in questo momento 112-120 candidati vaccini. Poi alla fine della fiera i vaccini o le tecniche dovranno essere due, massimo tre. Cioè non possiamo pensare che avremo 120 diversi vaccini, ognuno va per la sua strada. E sarà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, saranno le varie agenzie dei vari governi, se non vuoi l'EMEA, se non vuoi le altre, che decideranno quali saranno il vaccino. Cioè non è che oggi noi abbiamo la storia della polio, ce n'erano due, poi ne fu scelto uno, poi siamo tornati diciamo sull'inattivato successivamente, però inizialmente erano due, poi fu deciso dall'Organizzazione della Sanità che il vaccino non era il Solc ma era il Sebi, certo. E lì si andò, e questo dovrà avvenire. È chiaro. Tra l'altro, ecco, il fatto che questo vaccino sia stato, mettiamola così, opzionato insieme a Germania, Francia e Olanda, da un certo punto di vista delinea un approccio europeo, no, al tema, quindi questo può essere interessante, ma il risvolto è che ci sarà comunque una competizione. Vabbè, qua si entra su tanti altri, ci sono tanti piani di lettura etici, perché sicuramente è la stessa cosa che è avvenuta nei momenti della ricerca del vaccino dell'HIV. C'è un problema etico, te non puoi pensare che a fronte di un disastro globale come quello che si è verificato attualmente, te possa vaccinare soltanto gli eletti dei paesi che se lo possono permettere, per cui ci sarà un piano etico importante. Bisognerà anche pensare che
Scoprire il vaccino è la parte minima, poi io lo dovrò produrre in miliardi di dosi. E produrre in miliardi di dosi non vuol dire soltanto produrre miliardi di dosi in bulk. In bulk vuol dire come materia prima. Questi miliardi di dosi devono entrare in miliardi di fiale siringhe, esatto, di boccettine, flaconi, di boccettine, chiamano come ti pare, per rendere la cosa semplice, che non è una cosa semplice. E che noi in Italia non abbiamo. E che noi in Italia non abbiamo, infatti nella storia di ieri una delle cose che mi ha sorpreso è stata proprio la comunicazione. La comunicazione fatta tra l'altro da una persona che io stimo moltissimo come Ricciardi, il quale ha detto lo produrremo in Italia. Dove? Altra domanda, e cosa produrremo in Italia? Il bulk lo escludo al momento. Forse possiamo avere degli stabilimenti nei quali si potrà fare il fill finish, cioè le lavorazioni finali, infialamento e confezionamento. Forse, però non so, anche di questo ho dei dubbi in quali quantità, perché fare un fill finish vuol dire che qualcuno mi vende o mi distribuisce un bulk che io poi dovrò frazionare, formulare, certo, e infialare. Allora, io ringrazio Bruno Alfonsi perché lui avrebbe tante cose da dire, sì, ma abbiamo già detto quello che è strettamente necessario a far capire a chi ci segue, noi per primi. Adelante con giudizio, cioè andiamo avanti con giudizio, come dire, frase di manzoniana memoria. Non prendiamo tutto per oro colato, cerchiamo di approfondire, di entrare dentro. Perché? Perché intorno al tema del vaccino ne sentiremo delle belle. Quindi grazie a Bruno Alfonsi. Prego. Allora, noi andiamo avanti per raccontare una Siena che riparte e soprattutto riparte in qualche modo con grande speranza all'estate in fortezza. Andiamo. Dopo l'esordio di successo del 2019, iniziata il 5 giugno di Fortezza e fino all'11 ottobre, i bastioni, i viali, il loggiato e il piazzale del Forte di Santa Barbara ospiteranno iniziative dedicate alla musica, al mondo del cibo, passando per l'arte e le discipline del benessere. Il tutto nella sicurezza necessaria al periodo che stiamo vivendo. Il programma della manifestazione, realizzato dall'Associazione Proposito, prosegue nel rilancio del complesso della Fortezza, anche se questa è sicuramente un'edizione particolare. Rinizierà comunque il cinema all'aperto a fine giugno, perché anche insomma i cinema potranno riaprire e tenere i distanziamenti fra le sedute, però insomma potranno fare le loro attività. Per quanto riguarda il nostro calendario, siamo già attivi con tutta la parte sportiva e siamo in contatto continuo con il SIFA per vedere di fare una mostra fotografica all'interno della fortezza, ricollegata al festival di ottobre che tutti gli anni va avanti, e poi appunto dal 15 nel Bar Bastione proveremo a dare appunto un po' di spazio a band locali piuttosto che a scuole di teatro e riniziare a fare un po' di attività culturale. Sugli eventi c'è ancora un po' di incertezza, perché si sa che dal 15 si può iniziare a fare un po' di intrattenimento con delle regole abbastanza strette, però ancora diciamo non abbiamo niente di fissato e non siamo riusciti in così poco tempo a tirare giù una programmazione di eventi un po' più grandi, diciamo. Per quanto riguarda l'intrattenimento, così da accompagnamento, musica, quindi qualche cosa un po' più piccola anche in collaborazione con le scuole del territorio o anche le band del territorio, potremo già vedere di iniziare appunto da metà giugno. In Fortezza potrebbe essere un luogo ricettivo per provare a fare qualcosa, eventualmente vediamo se per settembre, anche con magari un miglioramento della situazione e anche con un po' più margine di tempo, riusciremo a fare qualcosa. Nel breve proveremo a fare un po' di accompagnamento comunque per allietare insomma il servizio e lo stare in Fortezza tranquillamente, ascoltare un po' di musica. Bene, allora ci ha raggiunto in studio, lo ringraziamo, il presidente della Biblioteca Comunale degli Intronati, Raffaele Ascheri, grazie di essere qui. Grazie a voi. Professore, blogger, perché non hai abbandonato ovviamente il blog, e come dire, abbiamo appena visto che riparte un'estate in fortezza e stasera possiamo dire che anche i libri vanno a ossigenarsi in fortezza. Esatto, e è con piacere che colgo questa occasione, sul blog l'ho fatto già ieri, per dire che
con qualche problema come umano, visto che la ripartenza è difficile per tutti, però stiamo cercando di organizzare un'estate. Anche non sarà come l'estate romana che tu ricorderai di Nicolini, sì, negli anni 70, non sarà in questo modo, però qualche cosa almeno cerchiamo di fare. E il principale evento è, visto che ora bisogna stare en plein air, è questa serie di incontri che inizieranno proprio il 23 giugno prossimo, e che sarebbe martedì, non questo che viene, dico con soddisfazione che iniziamo proprio con il libro del nostro conduttore Daniele Magrini, che è un libro che io ho già raccomandato appunto sul blog, perché è un libro secondo me di grande importanza. Ora, e qui sembra ovviamente una captatio benevolentiae, ma così non è, perché l'ho davvero trovato tale. E si può dire che l'ampliamento, no, della sua tesi, cioè, di laurea con il professor Boldrini, e c'è tutta un'analisi molto analitica e dettagliata del mondo dell'informazione di oggi. E quindi credo che questo sarà un'occasione per discutere veramente a 360 gradi, l'espressione è abusata, però e qui ci sta davvero bene, su quello che è il mondo dell'informazione. E credo che inevitabilmente, anche se il libro è uscito prima, non si potrà tacere anche dell'informazione al tempo del Covid-19, perché è chiaro che è del tutto evidente che il ruolo dei media in questo contesto è stato, come più del solito, decisivo. Quindi l'appuntamento, lo ripeto, è per il 23, e fammi dire, prima di ripassare la parola, che ovviamente ci sono già altri due eventi calendarizzati, uno su Pasolini il 25 e poi uno che rievoca la liberazione di Siena, verrà fatta il 1 luglio, la liberazione, come tutti dovrebbero sapere, invece il 3 luglio del 1944, ma per non sovrapporsi con un altro evento. E fra l'altro, ecco, grazie intanto per la presentazione del mio libro, che essendo uscito il 5 di marzo è stato un po', come dire, in lockdown anche lui, e quindi adesso può respirare. Era una presentazione che era già stata, esatto, calendarizzata in biblioteca nella sala storica, che ora purtroppo non è, insomma, fino all'autunno non sarà agibile per presentazioni. In effetti hai pienamente ragione sul fatto che è un libro che pare quasi propedeutico alla stagione mediatica che abbiamo vissuto al tempo del virus, e come dire, che è oggetto di studio anche da parte mia, perché merita rifletterci molto. Rappresenta un po' una di quelle facce di una certa informazione, come dire, per forza orientata in un certo modo, che fra l'altro tu e altri blogger senese anche in altri tempi avete in qualche modo, vabbè, dire, quello era un contesto contrastato, un contesto, no, però per dire di un'informazione più limitato, quando, esatto, però quando è troppo mirata merita studiarci sopra, ecco, perché no, diciamo che il Covid-19 da questo punto di vista è un'esperienza straordinaria, no? Da tanti punti di vista, antropologico, economico, sociale, ma anche mediatico, appunto. Esatto. Ecco, questo fatto di portare la biblioteca in fortezza, insomma, quantomeno per la presentazione dei libri, a mio parere nell'estate partirete, sì, quest'anno con tutte le incertezze legate alla stagione del virus, però io non penso all'estate romana di Niccolini, ma penso alla Versiliana, e credo che, secondo me, Siena ha le carte in regola per poter costruire anche una stagione di presentazione di libri in fortezza, che mi pare una bella idea, insomma. Nel frattempo ne approfitto, perché proprio oggi, purtroppo con tempi rallentati da protocolli forse anche troppo rigidi, mi permetto di dire, a livello regionale, perché che si arrivi anche alla sanificazione prolungata di un libro di testo, visto quello che magari succede poi in giro per strada, ecco, forse fa parte di quegli eccessi, mi permetto di dire. Comunque, oggi, 15 giugno, è possibile iniziare a restituire i libri che uno aveva preso in prestito, e dal lunedì prossimo
previa prenotazione si può andare a prenderne di nuovi. Sono piccoli passi, ovviamente per le presentazioni intramenia bisognerà aspettare appunto settembre, eh sì, ottobre. Ecco. Io però ecco, sono rimasto abbastanza sorpreso dal fatto che un atteggiamento molto protocollare, molto precauzionale, con protocolli molto rigidi, quindi sia stato usato appunto per esempio per le biblioteche, ma penso anche alla partita incredibile sulla quale ci puoi dare una testimonianza, essendo un docente della scuola. Ah, quello qui ecco, è un assist questo, è un assist perché credo che lì abbiamo toccato il punto più basso, ecco, a livello nazionale, lo dimostra il fatto che oggi stesso la Francia ci ha dato un altro schiaffo, purtroppo la Francia che ha gestito tutt'altro che in modo perfetto, in modo eccellente il Covid, però quando Macron arriva a dire che anche un singolo giorno di scuola è importante perché ha un valore che va al di là di quelle poche o tante cose che si possono imparare, credo che purtroppo per noi sia uno schiaffo, ecco, che ci viene dato. Le scuole sono aperte con modalità diverse praticamente in tutta Europa, noi siamo stati i primi, come sai benissimo, come sanno tutti, a iniziare il lockdown. È incredibile che addirittura anche per settembre ancora non ci sia una certezza né del giorno, ieri è stato proposto il 14, ma come se fosse una cosa, cioè non ci dovrebbe nemmeno essere la discussione sul fatto di riaprire normalmente a settembre. Scuole che poi vedono anche delle differenze, per esempio tra l'esame di maturità che inizia dopodomani, mercoledì, a livello nazionale, prova orale, secondo me giustamente fatta in presenza, ma c'è un esame di cui si parla meno, di terza media, che invece viene fatto con modalità da remoto. Allora non si capisce perché il ragazzo di 13 anni quindi sarebbe considerato dalla scienza leggermente meno pericoloso come vettore del diciottenne, il diciottenne invece va dentro le classi. È una situazione che a mio modo di vedere è veramente significativa, purtroppo non in senso positivo. E poi ho visto molto conformismo di tanti intellettuali molto votati al determinismo tecnologico, che questa DAD, questa didattica a distanza, sembra la panacea di tutti, ma non è così. Io ho fatto il nonno e quindi ho assistito la mia nipotina in terza elementare a queste cose assurde, fatta salva la buona fede e la grande volontà degli insegnanti, ma lo strumento non esiste, non funziona. Cioè, chi ha voluto contrabbandare, correggimi se sbaglio, la didattica a distanza con la formazione digitale non ci ha capito niente, è tutta un'altra cosa. No, anche perché infatti il rischio, io credo che si debba dire, l'ho scritto, l'ho detto e lo ridico volentieri stasera, credo si debba dire con forza che la DAD era inevitabilmente a livello emergenziale. Io avrei riaperto diciamo anche per dare un segnale anche per una settimana, ma a parte questo, sicuramente però che a nessuno venga l'idea in condizioni di normalità di riproporla, perché qualche cosa che serpeggia per tanti motivi, perché ovviamente tanti problemi vengono risolti, in teoria anche il fatto che ovviamente le scuole hanno tutta una serie di facilitazioni, eccetera, però non è scuola questo, non è rapporto pedagogico, ma non perché uno sia necessariamente tradizionalista, per esempio, e chiudo, quando sono state introdotte le lavagne interattive, eccetera, quelle hanno un valore didattico, se utilizzate ovviamente in modo opportuno, a mio modo di vedere eccellente, quindi nessuno è misoneista a priori. Questa DAD però è un'altra cosa rispetto all'insegnamento. Senti Raffaele, ultima domanda, insomma, un po' sulla città, che ovviamente come quelle a forte imprinting turistico soffre perché chiaramente la gente non viene più dal resto del mondo, e sarà così, temo, per molto. Allora bisogna puntare anche su il turismo più vicino, italiano in sostanza. Siena credo abbia
tutte le carte in regole. Questo fatto anche di essere straordinariamente vicini, no? Potrebbe essere quasi uno slogan. Siena è straordinariamente vicina e straordinariamente bella. Ecco, credo che ci debba essere una forte comunicazione, perché nel piccolo mercato ristretto italiano la competizione è ancora più vasta, no? Guarda, proprio al tuo Corriere Fiorentino, circa un paio di mesi fa, ho dato una breve intervista anche su questo, e mi ricordo che dissi che qui si saremmo stati, come, ma non è che ci volesse molto a capirlo, di fronte a un darwinismo sociale, no? Perché è chiaro che ora c'è una concorrenza, avete visto, sono già partiti tutti, la Romagna che fa e quindi qui qual è la carta da giocare? Noi dal punto di vista artistico-culturale siamo, insomma, ben messi, diciamo molto ben messi, quindi qui c'è semplicemente da mantenere e valorizzare questo, ma secondo me bisogna fare un passo in avanti, anche cinico se vogliamo, ma come stanno già facendo gli altri, di far capire che qui, a differenza che in altri luoghi, il virus ha avuto è stato una cosa ovviamente drammatica, ma non certo come in Lombardia, in Piemonte. Quindi questo a un turista straniero che non ha, per il quale la Lombardia e la Toscana magari sono confinanti, no? Ecco, bisogna far capire che la Lombardia è una cosa e la Toscana e Siena in particolare, perché anche all'interno della Toscana, come sai bene, ci sono state zone più colpite, no? Quindi ecco, ci vuole purtroppo qui, hanno usato questa metafora che sicuramente ti vedrà critico, immagino, e vede critico anche me, della guerra, in tutti i modi della guerra, però alla guerra come alla guerra, se è una guerra allora bisogna dire che qui la guerra è stata meno dura e quindi ha lasciato meno macerie che da altre parti, e per cui è un luogo in cui si può venire anche per motivi culturali e di relax. Sì, è così, e speriamo che, come dire, ci sia la rinascita anche dal punto di vista degli arrivi turistici. Io comunque ringrazio Raffaele Ascheri di essere stato. Diamo l'appuntamento allora per venerdì, martedì 23 giugno, Bastione, vediamo se sei preparato. Bastione, mi ha detto vicino alla birreria. Bastione San Domenico. Bastione San Domenico, bellissimo, alle ore 18. Con una vista meravigliosa, perché chi verrà troverà, non molto belli coloro che parlano, ma dietro, dietro appunto troverà un qualche cosa veramente di notevole. Grazie ancora, breve pausa e poi torniamo a Siena al Bar. Bene, eccoci tornati a Siena al VAR. Ci ha raggiunto in studio, l'abbiamo detto, gli ospiti stasera per quest'ultima puntata li volevamo in studio. Ringrazio quindi Giancarlo Brocci di essere con noi. Grazie a te dell'invito. Allora, perché Giancarlo Brocci? Perché il primo d'agosto, sempre che non accadano sconquassi, non ci siano ripensamenti, insomma, ci sono le Strade Bianche, questa meravigliosa corsa ciclistica con arrivo in Piazza del Campo. Si parla di porte chiuse o no, però stiamo a quanto succederebbe al momento. Strade Bianche ad aprire la grande stagione del ciclismo professionistico. Giancarlo Brocci, non l'abbiamo detto più volte, è un po' il padre di questa grande manifestazione. Ora ci dirà perché, dopo aver visto il primo arrivo di questa manifestazione in Piazza del Campo. Siamo nel 2007, vediamo. È vicinissimo. Attenzione, abbiamo visto, è appena 50 metri. Gigi, per fortuna di Alexander questa gara finisce qui comunque tra poco, altrimenti avrebbe sofferto. È vero che due sarebbero andati d'amore e d'accordo, come sostieni giustamente, perché le disposizioni di ammiraglia sarebbero state per un Alexander Kolobnev vincente, però certo avrebbe dovuto faticare. Ecco ancora il lastricato, ancora le sollecitazioni sull'avambraccio, ma anche sulla bicicletta, sull'intero corpo di Alexander. Sale ancora una volta sui pedali, un'altra curva, quella a destra
che porterà alle ultime centinaia di metri, e la nostra motocicletta si ferma perché attende l'arrivo di Lundqvist, che ormai è a 6-7 secondi, non di più certamente. E allora andiamo a raggiungere ancora una volta Alexander Kolovnev per questo tratto di strada completamente transennato, con i tifosi che aspettano l'arrivo, con una siena che accoglie a braccia aperte il ciclismo del domani, che è quello del passato. Sì, accolto proprio in un modo festoso, infatti a 300 metri dall'arrivo, quindi ci siamo, questa penso che sia una delle vittorie più belle in carriera di Kolovnev, quinta vittoria in carriera. Alexander Kolovnev va dunque a conquistare il secondo successo stagionale, che va ad aggiungersi alla medaglia d'argento del mondiale di Stoccarda. Lì dietro Marcus Lundqvist, tra poco andremo sulle telecamere fisse, ecco lì l'ultima curva e poi sarà arrivo per Alexander Kolovnev, che viene accolto dall'applauso, ma il primo applauso è il suo. Ecco, guardate la soddisfazione che mostra Alexander Kolovnev, secondo posto meritato per Marcus Lundqvist, che significa doppietta Team CSC. Attendiamo adesso anche l'arrivo degli altri, con Kalilov che è davanti, con Mori che gli è alle spalle, con Gutierrez Catalunya che è in questo momento in terza posizione nel gruppetto che inseguiva i due. Non c'è praticamente sprint, con Kalilov che si impone davanti a Mori e Gutierrez. Rispettivamente medaglia d'oro e d'argento mondiale di Stoccarda, oggi vincitore medaglia d'oro qui a Siena nella prima edizione dell'Eroica Alexander Kolovnev. Un grazie Paolo Bettini, complimenti ancora per Stoccarda, complimenti Alexander anche a te per Stoccarda e per oggi, complimenti Gigi per la telecronaca. Gigi Sgarbozza, grazie alla Cristina Giustiniani per la regia, da parte di Alessandro Fabretti a tutti voi, appuntamento a dopodomani con l'appuntamento che è Peccioli Coppa Sabatini. Ci vediamo giovedì allora. Allora Giancarlo, vabbè, abbiamo visto questo arrivo in Piazza del Campo, per te molto, penso molto emozionante, perché eravamo alla prima edizione della Montepaschi Eroica. Certo. Che differenza c'è con le strade bianche? Ma nessuna fondamentalmente, tranne il nome, nel senso che quella è una corsa che fu pensata dal sottoscritto senza nessun tema di smentita, e di cui un progetto a Regione Toscana, all'allora presidente Claudio Martini, che me la richiese espressamente a un tavolo post cena eroica a Gaiole, Claudio Martini, Renato Di Rocco davanti e alla mia destra Ernesto Rabizzi, tutti personaggi notissimi, no? Ernesto Rabizzi, gaiolese di piazza, insomma. Quindi io proposi due progetti, perché innamorato Claudio Martini del contatto con Eroica, di quella gente speciale, di quel mondo e della comunicazione che si poteva fare, mi disse: pensa a delle cose da fare assieme a Regione Toscana, e due progetti scritti dal mio computer per presidenza@regione.toscana.it. Il primo, una corsa di professionisti da portare sulle strade dell'Eroica. Questo fu il progetto, la Regione lo accolse bene e con grande favore, tant'è che fu detto sta cosa sa da fare, tra l'altro con i fondi che il Monte dei Paschi metteva a disposizione di Regione Toscana per il suo servizio di tesoreria in convenzione, di questo si trattò. Tant'è che al primo incontro per stabilire la fattibilità di questa corsa si andò in tre ad incontrare Angelo Zomenian, che era l'uomo, voglio dire, il responsabile di RCS Sport, il responsabile del Giro d'Italia. Con Angelo Zomenian ci incontrammo io, Luca Bonechi, che a quel tempo era, oltre che ciclamatore con me, anche vicepresidente della Fondazione Monte dei Paschi, e Riccardo Nencini, che aveva duplici o triplici vesti da politico, da presidente del Consiglio regionale e da presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana e nipote di Gastone Nencini. Questo fu l'incontro per dire: questa corsa dobbiamo farla, la Regione Toscana la vuole, ecco. Questo fu l'inizio. Beh, insomma, noi volevamo ribadire queste cose, perché poi quando arrivano i grandi media e naturalmente, come dire, cambiano certe narrazioni, a volte si perdono dei capitoli. Il capitolo 1 in ogni libro, in ogni narrazione, è sempre quello più importante, ed è importante capire chi l'ha scritto quel capitolo, perché poi se Giancarlo Brocci ha un'idea che buca il mondo, perché questa è la verità,
e se arriva a una grande manifestazione ciclistica come le Strade Bianche, è giusto esaltare le Strade Bianche, esaltare l'arrivo a Siena, queste immagini che abbiamo tutti nel cuore quando ci sono, no, le riprese nelle Strade Bianche della nostra provincia prima di arrivare a Siena, però ricordiamoci insomma che certe cose partono dal cuore e dal cervello di qualcuno, nel caso Giancarlo Brocci, insomma, perché è giusto dirlo, anche perché c'è un po' di rimozione, no, Giancarlo, sia a livelli nazionali che locali. Ce n'è stata sin troppa, ti direi, Daniele, per certi versi a me ha fatto anche male, perché io, a prescindere dall'onore e gloria, no, di, perché io poi avevo scritto e prodotto sta roba esclusivamente per passione, l'idea è una corsa di professionisti riguardasse il mio territorio, le mie strade, che ancora hanno da mettere sotto tutela. Ricordiamocelo che le Strade Bianche, grazie soprattutto all'immagine, all'impatto mondiale che ebbe l'eroica dei professionisti, da quel momento in poi, si era già cominciato un processo, ma da quel momento in poi sono diventate, in variante strutturale dei piani regolatori, il vincolo paesaggistico, sono diventate soprattutto nella concezione di tanta gente del senese un valore. È questo che ha aiutato alla loro preservazione e lo considero il grande valore aggiunto. Sulle rimozioni, io ho pagato soprattutto la seconda delle idee che portai in Regione Toscana, che era il giro bio, cioè il giro a tappe eroico, sempre nello stesso progetto 1 e 2. E l'idea che poi dal 2009 per 4 edizioni io sono stato responsabile in tutti i sensi, anche economici, del Giro d'Italia Dilettanti, che fu un'esperienza romantica e bellissima in cui si cercava di dimostrare, riuscendoci, tra l'altro sono assolutamente immodesto ma so di che parlo, di dimostrare si poteva fare grande ciclismo in modo pulito, e questo che ha dato molto noia. Da un certo momento in poi è iniziata in qualche modo la rimozione del Giancarlo Brocci e delle cose che portava, soprattutto in quel campo. Sono partite certe lobby molto interessate a far sì che Giancarlo Brocci perdesse il palcoscenico. Ecco, fortunatamente riacquistato con eroica e con tutto quello che oggi stiamo seminando nel mondo. Ma comunque torneremo a parlare del futuro di questa grandissima corsa Strade Bianche, che merita di essere ripresa in mano e di essere sviluppata, perché può diventare in assoluto la corsa più bella al mondo. Beh, insomma, in gran parte già lo è, perché ciò che la televisione restituisce, queste immagini, appunto, pensa a quei passaggi, appunto, nelle nostre campagne, sono assolutamente a livello della Parigi-Roubaix, insomma, no? Di queste grandi classiche del nord. Tutto vero, Daniele, però dobbiamo ancora pretendere e lavorare, tutto un territorio deve pretendere e lavorare, perché quella corsa in assoluto diventi uno straordinario biglietto da visita di tutta una provincia, di tutto un territorio che ha delle peculiarità uniche al mondo e comuni questi valori che oggi fanno tanta economia, fanno tanto futuro. Ricordiamoci che il cicloturismo da un certo momento in poi è diventato una enorme risorsa, non lo dico soltanto per il mio comune di Gaiole, lo dico per tutto un territorio di Terre di Siena, dove vediamo, che ne so, all'estremo opposto Bagno Vignoni ha comprato Michil Costa, cioè l'organizzatore della Maratona delle Dolomiti, dove oggi siamo diventati meta di destinazione di tutti i tour operator che intervengono nel settore, che portano qui turisti in bicicletta in modo molto importante. E questo è quello a cui dobbiamo guardare al futuro, è per questo che quella manifestazione può ancora di più essere uno strumento per noi, per il territorio, per la città di Siena, ma per tutti i comuni e per queste strade, perché ancora di più si riesca a trarre enorme vantaggio. Ricordiamoci che noi forse ad ora intercettiamo appena un decimo della domanda di turismo in bicicletta che è in Nord Europa, Nord America. Questa è una grande pista, appunto, una grande pista da seguire, anche perché ho l'impressione che proprio nell'immaginario collettivo, grazie all'amplificazione giusta, mediatica di questa corsa, sia una delle cose, dei simboli dell'unità di un territorio. Siena e le sue terre, le terre senesi e Siena, che è un connubio, a mio parere, inscindibile
per fare bene dal punto di vista turistico, e, no? E che farebbe bene assolutamente a tutte e due le realtà, che stanno diventando complessivamente forti, anche ognuna per proprio conto, però che unendosi davvero potrebbero fare una roba di assoluto valore mondiale. Per tornare minimamente al concetto dello sviluppo di questa corsa, perché io ora ne parlo in positivo? Perché in qualche modo, figurati, insomma, le mie cose, le nostre cose, la filosofia del ciclismo eroico sta passando ovunque. Io vengo dalla regione Abruzzo, ora ieri ho fatto un viaggio bellissimo intorno a Campo Imperatore, perché per conto di quella regione sono loro a cercarsi le loro strade bianche, per dire, come sono stato tra l'Alpe d'Huez e le Desalpe, dove il Tour de France sta disegnandosi un anello da 24 km bianco. Immaginiamoci, parliamo di territori che anche loro sono già ricchi di attrattive turistiche, mentre quello che potremmo fare per strade bianche, che dovremmo pretendere, perché di questa cosa il manico non deve riprenderlo Giancarlo Brocci, deve riprenderlo questo territorio, tutto, e dire che cosa volere da chi da questa manifestazione sta traendo grande profitto, quindi gli attuali organizzatori che ne hanno fatto cosa propria in chiave di business. Noi dobbiamo pretendere una diretta integrale, una copertura integrale televisiva, dalla partenza all'arrivo, perché la corsa lo merita, ogni tratto del nostro territorio, ogni tratto di Strada Bianca lo merita. Probabilmente dobbiamo anche pretendere un diverso arrivo, c'è un'altra possibilità di far vedere gli ultimi chilometri, e di fatto attualmente noi perdiamo un po' di intensità dal Monte Sante Marie fino all'arrivo. Probabilmente l'approccio a Siena potrebbe essere molto migliore che non per Colle Pinsuto e le Tolfe, tanto per dire, dove si va a fare San Miniato, Viale Sardegna e Cappuccini. Ci sono tutte queste possibilità, e soprattutto noi dobbiamo coinvolgere anche tutte le attività imprenditoriali di questo territorio. Siamo tra la zona del Chianti Lazio e quella del Brunello, e nel mezzo c'è il mondo. Sì. Senti, ma questa manifestazione del 1 agosto è come dire, trema un po' rispetto alle questioni del virus oppure no? Penso proprio di no. Ecco. Io mi sento di esprimere un parere assolutamente positivo, perché il mondo del grande ciclismo ha bisogno di ripartire, meglio ripartenza col botto di questa impensabile, e credo tanto. E poi tra l'altro qui il distanziamento sociale, a volte mi capita di scrivere, è un fatto naturale, millenario fortunatamente. Vedremo se ci saranno restrizioni per il pubblico, ma i ciclisti credo che comunque daranno grande spettacolo, e poi probabilmente ci saranno tutti, perché è la prima corsa davvero, quindi si misureranno volentieri con la bellezza di questa manifestazione. E invece l'eroica? L'eroica gode grande salute, noi siamo più prudenti perché è chiaro che manovriamo, insomma, 8200 iscrizioni, quindi lì dobbiamo lavorare davvero a essere propositivi, ad avere idee per come poter affrontare la responsabilità che la dimensione della manifestazione ci fa sentire addosso, però lo vogliamo fare, come si dice, a mani basse, cioè con la piena collaborazione delle istituzioni, dei comuni, dei volontari, coscienti che tutti insieme, anche qui nei confronti di un territorio che aspetta questo tipo di ricadute, dobbiamo riuscire nella grande impresa. Un po' tutto il movimento granfondistico ha portato in questi giorni di quarantena l'idea che si dovesse ripartire dal modello culturale di eroica anche per le altre manifestazioni. Io credo che noi ce la faremo, te ne dico una sola perché è carina: distribuzione dei pacchi gara, che sono 8000, bene, li distribuiremo in 20 frazioni diverse del comune di Gaiole, per cui la lettera A andrà a Vertine, la B andrà a Meleto, lo dico a caso, ma tanto dove si pesca andranno in un posto bellissimo. 8000 diviso 20 fa 400, in due giorni ce la facciamo senza, rispettando il distanziamento sociale. Bene, grazie a Giancarlo Brocci davvero di essere stato con noi e per le sue idee e la sua passione. Grazie a te Daniele. Breve pausa e poi torniamo a Siena al VAR.
Bene, eccoci tornati a Siena al VAR. Adesso vogliamo offrirvi una idea di lettura, un libro da leggere. Lo so che è difficile perché c'è internet che allontana dalla lettura, a noi non ce ne importa niente, a me e a soprattutto all'autore del libro, Vincenzo Coli. Eccolo qua, ciao Vincenzo. Il libro è Segreti, non segreti, poi ci spiegherai, 8 racconti facili sui misteri dell'organismo. E perché Segreti? Sì, perché l'idea mi è venuta da un testo, un verso, un testo di una canzone di Elio Le Storie Tese, così una idea come un'altra, ma questa mi sembrava abbastanza divertente. E il filo conduttore del libro, io mi piace la scrittura è piacere, è fatica, ma qualche volta per me è anche una scommessa. Ho usato questo punto di partenza delle secrezioni umane, che può essere un argomento respingente a pensarci così, ho cercato di trattarlo con leggerezza e sono un punto di partenza, un pretesto per parlare di storie d'amore, d'amicizia, di disuguaglianze sociali, difficoltà di integrazione, di culturale, di rapporti tra nord e sud di questo paese. La cosa curiosa, il libro è del 2003, scritto nel 2003, uscì nel 2003, ma non ci ricordo molto, e l'ho riproposto e ho visto che molte delle cose 17 anni fa, delle cose che c'erano in questo libro, sono tuttora attuali. Ma nel frattempo cosa è successo? Il libro è stato scritto prima dell'avvento dei social, poi un anno o due dopo la scrittura di questo libro, i social sono balzati prepotentemente alla ribalta e hanno cambiato tutto, il modo di confrontarsi, di comunicare, e la vita di relazione anche, e anche la politica in questo paese. Certo. E ho aggiunto un ottavo racconto, questo è assolutamente inedito, ambientato ai giorni nostri, che c'ha un sottofondo politico, ma non vi dico distopico, niente. Distopico sociale, quello dei giorni oggi. Dei giorni nostri. Bacioni? Bacioni. Bacioni, certo. Bacioni. E forse se pensate alla parola bacioni, forse viene in mente anche qualcuno. Non diciamo niente, non facciamo spoiler. Ringraziamo e citiamo l'editore Figi, che è anche l'appassionato editore del mio libro, che parla di algoritmi e l'algoritmo bellezza e, che ti prometto, e di social. E quindi, però, Vincenzo, tra l'altro, ha una scrittura brillantissima, è un mistero, Vincenzo Coli, perché come tante cose che accadono nel mondo laddove non si è al centro dell'impero, ma nella periferia, poi chi si trova a vivere in periferia ha una luce riflessa, diciamo, meno evidente di chi invece sta al centro. Chi apprezzerà Massimo Gramellini e Michele Serra, sappiate che Vincenzo Coli sta un po' nel mezzo e sopra questi due. Leggete il libro e poi scoprirete. Un po' sotto, mezzo sopra. No, specialmente in alcune cose ultime di Gramellini, no. Personalmente sopra, lo sai, insomma, tu sempre apprezzato. Grazie. E via. Perché i tuoi non sono dei corsivi, perché ai tempi del Nuovo Corriere Senese si diceva qui fa un corsivo Vincenzo. Vincenzo non fa corsivi, Vincenzo racconta delle storie. Una cosa io li facevo corsivi e li faceva anche Attilio Lolino, facevo anche il Zeviro io, sì, per alleggerire un giornale che era fortemente politico, certo, era un po' mattoncino in certi casi, sai, da diretto, insomma, lo sai. Sì. Senti, Romanamente Vostra, questo titolo del... Romanamente Vostra è ambientato il giorno, passati giusto 80 anni, da dichiarazione di guerra, 1940, giugno, quindi 10 giugno 1940, di guerra, e Mussolini invita per la festa che ci sarà la sera della dichiarazione. Ricordate, avete visto tutti, immagino, le immagini, i video, il film Luce, la folla esultante, osannante in Piazza Venezia. Mussolini organizza una festa naturalmente dentro Palazzo Venezia e invita una giovane bella attrice di Cinecittà. Lei viene invitata, lo sa che cosa gli tocca, perché il divano, e anzi il sofà di Mussolini è lì apposta, ma ha un grosso problema, ha una, dirlo sembra imbarazzante, ma
a una lisosi, il tipo traumatico, non era perché, così apprezzato. Sì, perché era il fidanzato, aviatore, era morto durante il periodo di Etiopia, ha avuto uno shock, e quindi tant'è vero che lei era considerata la vergine del cinema italiano, perché non baciava mai nessuno. Uh-huh. Amori roventi, ma mai nessun bacio nei film di questa giovane attrice. Però lei va e poi insomma, scoprirete che cosa. Senti, cosa e invece come Padre Pio? Come Padre Pio, ecco, il film, c'è cioè la storia, dicevo, di Umanamente Vostra, oggi fa venire in mente Weinstein, l'orco, certo, di Hollywood, certo. È sempre storie di potere, sono, no? Naturalmente. Colui che come dire, si portava sul sofà, il sofà del produttore, le giovani attrici che volevano fare carriera, e ne è sorta una diatriba incredibile, tuttora accesa. Come Padre Pio, niente, è la, come dire, la storia di due balordi che vivono di furtarelli, tentano un colpo nella casa di una ricca vedova, però ci trovano, non lo sanno, a loro insaputa, la nipote di questa signora. A quel punto succede il patatrac, in qualche modo la cosa si risolve. E si risolve, come dire, in gloria, perché la cosa curiosa è che il più sgraziato dei due ha una caratteristica, che quando si avvia a un congresso amoroso la sua goffaggine sparisce ed emana un profumo straordinario. Ma senti, quindi è contrapasso, diciamo. E questi due poi dopo, come dire, metteranno insieme una, e qui il riferimento all'attualità, una start-up, come si direbbe oggi, certo, che si mettono in attività propria, che nemmeno credo il navigator degli uffici del lavoro vorrebbero mai escogitare. Anche questa, certo, che non hanno escogitato niente, perché non hanno fatto niente. No, in realtà sono ancora tutta sulla carta. Certo, e il presidente di tutta la banda lì, che doveva fare questa app che consentiva ai navigator, questo non è un racconto, racconti, io sto dicendo cose vere. Il presidente dice: ma l'app l'avete fatta per i navigator? No, e dice: ma è colpa della direttrice. Ma lei ha fatto il presidente? No, ma lei mi sta... è così, vabbè, va il mondo. Va il forse mondo. Ci siamo risparmiati un'altra cosa. Chi lo sa, queste app? Poco commendevole, insomma. Vabbè. Diciamo, e poi mi interessava questo, non capisco, non avendo ancora letto il libro, l'uomo che vuole farsi c'è, o è l'uomo c'è inteso come Che Guevara? C'è Guevara. L'uomo che vuole farsi c'è. Sì, è la storia di un ecoterrorista che fin da bambino, come dire, viene scartato dagli amici, dai compagnucci di classe, della parrocchietta, dai maestri e così via, perché ha un odore poco, vedete, c'è sempre questo filo conduttore. E lui diventa, forse perché isolato, forse perché complessato, diventa un ecoterrorista, come assume in sé tutte le sofferenze del mondo. E l'ecoterrorismo era, e poi dopo, vabbè, viene, come dire, è oggetto di un colpo giornalistico, insomma, viene intervistato in Messico, dove si è rifugiato, ha creato un gruppo di combattenti, e come dire, l'ecoterrorismo era di moda, insomma, diciamo che era un fenomeno degli anni 80-90. Uh-huh. All'epoca la tematica ambientale veniva posta spesso in maniera, come dire, violenta e sicuramente censurabile in questa maniera. Oggi con Greta Thunberg è tutto cambiato. È chiaro. Quindi, come dire, in 17 anni sono cambiate un sacco di cose. Un sacco di cose, e qui c'è una bella copertina, perché quelli di Effigi ci sanno fare, anche nella grafica, con questa scimmia che si toglie i vestiti da uomo e spunta la F di Zuckerberg, spunta la F di Facebook. E chi lo sa, il libro ci dirà perché e ci farà capire tante cose, insomma. Grazie a Vincenzo Coli e a te, Segreti, il suo libro davvero da leggere. Noi siamo in chiusura non solo di questa puntata, ma della serie 2019-2020, di questa nostra trasmissione disastrata, come tutto il resto del mondo, dall'epidemia. Ci siamo dovuti adattare, i tecnici sono stati bravissimi e encomiabili nel trovare le modalità di andare comunque in onda.
i collegamenti Skype. Stasera per picca abbiamo voluto avere i nostri ospiti in studio perché dobbiamo essere più forti del virus e tornare a vivere la nostra vita senza che sia una non vita. C'era un grande volontà di reclusione durante il lockdown, che era una reclusione dalla quale prima o poi dobbiamo uscire, soprattutto nelle nostre teste, avere meno paura. Se c'è il virus, c'è, però viviamo. Avremmo voluto farlo anche con la nostra grande festa senese, ma quella davvero non era possibile, però il legame con la contrada è tornato, come dire, effettivo attraverso le società di contrada che hanno riaperto. È il modo per trovare un link con il pezzo finale di Duccio Balestracci, che conclude la sua passeggiata storica, mettiamola così, fra i 17 con Sorelle, e il pezzo di stasera è dedicato al Val di Montone. Con Duccio Balestracci noi vi salutiamo. Se volete, non torniamo lunedì e vediamo come andrà. Sempre nuovo Corriere Senese. Sempre nuovo Corriere Senese. 40 anni dopo si colpisce ancora. È così. E grazie davvero a chi ci ha seguito, soprattutto per l'intera stagione. Buona serata. Val di Montone, o Montone, come diciamo più comunemente noi a Siena, una contrada che è caratterizzata da tutta una serie di curiosi cambiamenti o di curiosità tout court, molto banale. È la contrada che dal punto di vista dell'ordine alfabetico è ultima e gira per prima, ma d'altra parte quella che in ordine alfabetico è la prima, l'Aquila, gira per ultima, e questo è puramente un caso. Il Montone è una contrada che ha conosciuto tutta una serie di variazioni, a partire dal suo stesso emblema. Il primo emblema della la brigata che si trova per le prime volte del Montone non è un montone, ma è una colonna con la lupa. È chiaro che si sta parlando della colonna del Ponte di Romana. Aspettate, lo so bene che state pensando che ora come ora quella colonna è in territorio del Nicchio, ma aspettate, perché una delle caratteristiche particolari del Montone riguarda anche il suo territorio. E questa colonna, che si trova nella simbologia del Montone all'inizio del Cinquecento, è già abbandonata con la descrizione di Cecchino Cartaio del 1546, quando il simbolo del Montone è appunto un montone, e come ancora oggi lo conosciamo. Lascio perdere tutto il discorso estremamente controverso della valle di Montone, che sarebbe venuta fuori o addirittura da Montorio, figuriamoci, nella storia inventata in epoca umanistica delle origini di Siena, che sarebbe venuta fuori da un montone piccolomini, capostipite dei piccolomini, c'entra e non c'entra, è una cosa estremamente controversa. Tra l'altro Paolo Brogini, storico e montonaiolo, ha dimostrato chiaramente che il toponimo Montone vuol dire proprio semplicemente un monte grosso, una collina piuttosto importante, ma lasciamo perdere tutto questo. In realtà troviamo la dizione Val di Montone a metà del 600, 1661, esplicitata nel 1665, quando anche l'emblema di questa contrada è un montone in una valle. Quindi si richiamano nella emblematica della contrada stessa il concetto dell'animale totemico che dà nome alla contrada, e della valle che anch'essa dà nome alla contrada. Anzi, da questo punto di vista possiamo dire che ci sono due anomalie nelle contrade di Siena: una contrada che non ha un animale vivo nello stemma, il Nicchio, perché c'ha un guscio e non è un animale, e il Montone, che è in realtà una valle, Val di Montone, che ha invece nello stemma un animale, il Montone. Un'anomalia della simbolica delle contrade. Perché dicevo una particolarità dal punto di vista territoriale? La colonna che dà il primo simbolo al Montone, la colonna con la lupa, darà anche simbolo all'onda, una cosa tutta complessa, la vedremo a suo momento parlando dell'onda. Il Montone, prima del 1729-30, ha un territorio
l'anno del bando di Violante di Baviera, ha un territorio diverso da quello attuale e la colonna è effettivamente in un territorio che poi sarebbe stato dato al Nicchio, ma d'altra parte in questo periodo pre-bando anche quello che è Via del Rifugio e quella che è Via Fiera Vecchia sembra che appartenga al Montone o comunque sia che il Montone la consideri un territorio proprio, esattamente come è un territorio del Montone Samoreci, che poi invece il bando ha assegnato al Nicchio. È una storia molto tormentata questa del territorio del Montone, molto tormentata perché pensate soltanto che ancora oggi c'è una controversia in corso con la Contrada della Torre per quello che riguarda Via del Sole. Via del Sole appartiene al Montone o appartiene alla Torre? Il bando è estremamente ambiguo da questo punto di vista, perché semplicemente all'epoca c'era solo un annesso agricolo e quando fecero il bando non gliene fregava assolutamente niente di sapere se in quell'annesso agricolo doveva essere Montone o doveva essere Torre. Poi c'è stato un cambiamento urbanistico e adesso la questione è ancora, come sappiamo, una questione non risolta. È Torre o Montone? Esattamente come non è stata del tutto risolta la questione di a quale contrada appartenga la valle di Porta Giustizia, l'attuale orto dei Pecci. Probabilmente non appartiene a nessuna contrada per il semplice motivo che anche qui quando è stato fatto il bando non c'era assolutamente più nessuna abitazione, non ha importato a nessuno di sapere a quale contrada apparteneva e ancora oggi possiamo tuttora considerarla una terra nullius perché non appartiene, non ha pertinenza diretta con nessuna contrada, né al Montone né alla Torre e nemmeno all'Onda, che ci sono intorno, ma quello era un pezzo di terra e non interessava assolutamente nessuno. L'altra curiosità di questa contrada è la quantità di volte che ha cambiato il suo colore. Beh, questa è una storia abbastanza comune, tutte le contrade hanno abbastanza cambiato nei secoli il loro comune, pensate il colore, pensate che la prima bandiera del Montone è una bandiera azzurra e quindi qui si possono fare delle battute, delle risate per quanto vogliamo, ma in realtà il primo colore vero e proprio del Montone è il color grisellino. Che colore è il grisellino? È una sorta di perlaceo grigiognolino fra il rosato e il violaceo con gli aspetti della perla. Poi però nel 1694, alla fine del 600, si trova già il Montone con il colore rosa. Un colore rosa che poi diventa invece più scura all'inizio del Settecento. Nel 1714 il colore è un colore avvinato, quindi abbiamo già un colore bello robusto. Tenete presente che nel frattempo il colore rosso aveva caratterizzato anche il Nicchio, che poi l'aveva dismesso. Il colore rosso sta caratterizzando la Torre. Si arriva al 1770 quando questo colore smonta ancora una volta e diventa un color carnicino, quindi un rosa pelle, un rosa color carne. E si arriva alla definizione tutto sommato attuale fra il 1830 e il 1834. Perché? Che cosa succede? Succede che in corsa il fantino del Montone, che indossa un giubbetto rosso e giallo con una lista bianca, è esattamente identico al fantino della Chiocciola, che ha un giubbetto rosso e giallo con una lista azzurra. Però da piazza vedere la lista è abbastanza difficoltoso. E allora fra il 1830 e il 1834 si decide quella che è ancora oggi, diciamo così, la montura con la quale il Montone va al canape. Si ritorna al giubbetto rosa, al giubbetto e ai pantaloni rosa, ma rifiniti, si dice all'epoca, con il colore della bandiera, quindi rifiniti, anzi si dice che debbano essere rifiniti con grazia, di bianco, di rosso e di giallo, mentre invece non si tocca lo zucchino del fantino, che rimane esattamente il colore canonico del Montone ancora oggi, ovvero sia giallo e rosso con la riga bianca. Forse una delle contrade che ha conosciuto più cambiamenti nella storia delle contrade del Palio di Siena.